Nessun problema ragazzi, qua tutto sotto controllo, ci siamo adesso qui sul mio canale. Se vi interessa, sì, mi sono appena svegliato. Sono le 10 e un quarto, quindi non lo so, saranno una ventina di minuti. E questo sì è un pigiama, se vi interessa. Quindi non iniziare a fare commenti, perché volevo registrarvi questo video. Ho saputo in realtà stanotte verso le 2 che Strange e Zapata, no, verso le 2, qualche ora prima comunque, Strange e Zapata sono due nuovi giocatori della Sampdoria. E appunto volevo portarvi cosa ne penso, volevo dirvi un po' quello che penso di questa trattativa. Allora, al Napoli andranno intorno ai 22 milioni più, non ho capito se ci saranno anche bonus o comunque Allora, le cifre dovrebbero essere 22 milioni in totale. Non è stato capito come si suddividono, se in pratica 20 milioni per Zapata, 2 per Strinic, 19 per Zapata, 3 per Strinic. Quindi ho ipotizzato ci fosse qualche bonus, che ne so, 1 o 2 milioni di bonus, che comunque è una cifra troppo, non troppo irrisoria, perché comunque sono 22-23 milioni. Però vabbè, si poteva comunque guadagnare qualche milioncino in più, e quindi mettiamola così, 22 più bonus, più 2 milioni di bonus, dai. Uno per Zapata e uno per Strinc, nonna santa, che cazzo sto. Oh mio Dio, sembro assurdo. Vabbè, comunque per Zapata è una cifra onestissima, anzi, De Laurentiis, che dal passare a chiedere 25-28 milioni, ne ha chiesti, cioè è riuscito a venderlo a 20 milioni, comunque perché siamo nell'ultimo giorno di mercato e quindi dobbiamo cedere per acquistare. E invece Strange, comunque, io mi aspettavo di venderlo a qualcosa in più, perché comunque 2 milioni per me sono troppo pochi per un giocatore che si è sempre dimostrato valido sulla fascia sinistra. Devo dire la verità, almeno mi dispiaceva Strange al posto di Mario Rui. Comunque, secondo me, allora, nella trattativa potrebbe essere inserito Tonelli, quindi non so se ci farò un video su Tonelli, quindi ve ne parlo velocemente qui, ma nel titolo non lo metterò. Secondo me, Tonelli, se va via sbagliamo, e se va in prestito sbagliamo lo stesso. Perché tu in 12 ore di mercato non mi puoi trovare un sostituto adatto a comunque. Cioè, Tonelli ti fa il quinto difensore. È la stessa cosa che penso io di Rafael. Tonelli e Rafael ti fanno. Vabbè, parliamo di Tonelli. Ti fa il quinto difensore. Scusa, Tonelli è un bel giocatore comunque. Quando ho giocato, escludendo i due gol in tre partite, che là vabbè sarà stata molta fortuna, però Tonelli quando ti ha giocato ha sempre giocato bene. E comunque io mi fido ancora di Tonelli come quinto difensore. Non è che dici vabbè ti fa il terzo difensore, c'è di meglio. Invece tu come quinto difensore no, a chi vuoi prendere? Se poi mi vendi uno che è più forte di Kirikes, più forte di Maximovic, allora io ti dico grazie, hai fatto bene a vendere Tonelli. Ma se me ne vuoi prendere uno al pari di Tonelli o anche più scarso, che ne so, un giovane che potrebbe crescere, io a sto punto, vabbè, no, più che altro un giovane che potrebbe crescere, no, non mi lamenterei, perché comunque se vendi un difensore giovane che ha buone prospettive per il futuro, ovviamente io non mi lamento. Però comunque se mi vendi uno alla pari di Tonelli, un 26enne alla pari di Tonelli, a sto punto io dico che cazzo tenevi Tonelli, che è comunque un buon giocatore. Poi si parla pure di prestito alla Samp, nemmeno a titolo definitivo, nemmeno che tu dici vabbè ci guadagnare quei 5-6 milioni che ti entrano nel budget e c'è ancora più milioni da spendere. Comunque per chi me lo volesse chiedere, io sì, mi aspetto qualche colpo di mercato in queste ultime ore, più che colpo di mercato qualche acquisto. Non mi aspetto un top player, perché non lo so, il Napoli non ha bisogno di top player, cioè più che altro abbiamo bisogno di top player, ma ne avevamo bisogno il mese scorso. Perché se tu mi volevi prendere un top player, me lo prendevi durante la fase di preparazione, così il top player riusciva ad integrarsi nella squadra. Ma tu adesso è il 31 agosto, non mi puoi prendere un top player. Quindi vabbè, mi aspetto, che ne so, i vari Zinchenko, un Karnezis, se parte Rafael, cose così. Niente di più, niente di meno. E niente, ragazzi, vi saluto, vi ricordo che non c'è nessun problema, è tutto sotto controllo, bella.